Deutsche. Also ungefähr so viel Menschen unserer Rasse, als zum Beispiel Dänemark Einwohner hat. Diese Deutschen sind nun ebenfalls Geschöpfe Gottes. Der Allmächtige hat sie nicht geschaffen, damit sie durch eine Versailler Staatskonstruktion einer fremden, ihnen verhassten Gewalt ausgeliefert werden. Una ispirazione, Werner. Una gloriosa ispirazione. Sì, Monsieur le Comte. Und er hat die 7 Millionen Tschechen nicht geschaffen, dass sie 3,5 Millionen Deutsche überwachen, bevor... Non dobbiamo mai dimenticare, mai. No, signore. Possiamo andare all'appuntamento. Saremo puntuali. Sì, grazie, Werner. Im Namen des Selbstbestimmungsrechts eines gewissen... Non potremo mai dimenticare il passato. Lui, Werner. Ci è sfuggito. Lo hai veduto in faccia? No, signore. Ci stiamo arrugginendo, Werner. I nostri riflessi non sono più scattanti. Voglio ciò che ha quell'uomo, Werner. E lo avrò. Bonjour, monsieur. Attendez, s'il vous plaît. Votre correspondance. Voilà. Tenga la chiave. Très bien. C'è anche un pacchetto per lei. Spero che non mi giudichi impertinente, monsieur. Ma che cos'è? Ah, è questo? Ah, è pasticcio di fegato con cipolla, gelatina di pollo e arringhe affumicate. La manda mia zia Olga. Oh, ma è molta roba. Ah, ha sempre paura che fuori di casa io muoia di fame. Oh. Non sa che questa roba può uccidere. Ma spero che non la mangi. Oh, glielo garantisco. Sì. E chi è? Cosa succede? C'è un ricevimento. No. Ah, sì. Buongiorno. Oh, buongiorno. Buongiorno. Pardon, madame. Le lascio qui un istante. Oui, monsieur. Un attimo da questa parte. Ci tratterremo pochi giorni in Francia. Susi. Voilà votre clima. Ancora una foto. Ecco, da questa parte. Ecco, yes. Guardi. Mi dispiace. Mi scusi. Mi dispiace veramente. Sei tu quasi. Fermi, per favore. Ecco. Arrivederci. Jess. Mi scusi, prego.
Susie, cara! Danny! Danny Wilde, che piacere! Il piacere è tutto mio. Cosa fai? Indovina un po'. Sei fidanzata? Mi sono sposata. Tesoro, ti presento un mio vecchio amico, Danny Wilde. Mio marito, Frank Wager. Salve, Frank. Congratulazioni a tutti e due. Susie mi ha parlato molto di lei, Danny. Ah, beh, lo immagino. Un istante, per favore. Scusi. In genere si bacia la sposa. Ci tratteniamo qui per qualche giorno. Benissimo. Perché non stiamo insieme? Venite da me, vedremo qualcosa insieme. Bene. Parleremo dei vecchi tempi. Vieni, ci divertiremo, allontaniamoci. Arrivederci, arrivederci. Arrivederci, Perché non mi invitano mai ai matrimoni? Se hai fortuna, ti inviteranno in luna di miele. Guarda che tipo. Grazie. Come va, amico? Bene, bene. Un vestito nuovo? E riscuote la tua approvazione? Sembra tagliato da un boscaiolo, è meraviglioso. Per la verità la stoffa è una lana molto rara che arriva dalla lontana Mongolia. Fantastico. Col prossimo carico potrà rifarti le maniche e forse allargarti un po' il barbero. Anche il tuo sarto è un grande umorista. Danny, non ti sei lavato stamattina? No, questo è un salame ungherese. Dono della zia? Sì, è indovinato della zia. Allora, hai finito di insultarmi? Certo. Vuoi mandare? Me la mandi in camera, per favore. Ti porto io la canna. Sì, ma sta attento, potrebbe cambiarti in essere umano. Vedrai che stavolta l'ho azzeccato. Ah, sto andando forte! Guarda come corre! Allora, hai vinto? No, ho perduto. Davvero? È la quarta volta di seguito. È incredibile. Per chi non ti conosce. È che bisogna scegliere un nome di buon auspicio. Sì, riteso. Oh, mi scusi, messie. Ecco qua. L'ho trovata. Bim bam. È un buon auspicio. Bim bam. A 18 anni ho conosciuto una ragazza che si chiamava così, Bim Bam. Avevi 18 anni? Per bacco, che buona memoria. Era robusta, aveva un po' l'aria di un cavallo. Sono certo che vincerà. Bim Bam. Come hai detto che si chiamava Bim Bam? Ma non sai proprio niente. Ma di un po', cosa hai imparato nella tua Oxford? Permesso? Sì, prego. Scusami. Come sta? Danny? Sì? Vedo che hai un trofeo in mano. Eh? Suzanne Villegne si è sposata. Suzanne Villegne, figlia del famigerato marchese de Villegne, in viaggio di nozze a Parigi con suo marito, il milionario americano Frank Wager. Susie è una brava ragazza. Sembra che sia migliore del padre. Ma anche se suo padre ha fatto quello che ha fatto, lei non c'entra per niente. Intendi riaprire la polemica? Il padre ha compiuto una pessima azione, o si suppone che l'abbia commessa. Ma perché la figlia dovrebbe scontarne le colpe, scusa? Era una brava ragazza. A proposito, credo di aver escogitato un nuovo sistema. E sarebbe? Punteremo sui perdenti. Ma se non abbiamo fatto altro da quando siamo qui? Andiamo a bere qualcosa prima. Voglio che quell'uomo sia ucciso. D'accordo. Osservalo bene, osservalo. È qui dietro. L'uomo che tiene il trofeo. Il suo nome è Wilde. Daniel Wilde. Werner ha scoperto il suo nome. Ha preso alloggio all'hotel Plaza Athénée. Si fa passare per americano, un playboy. Deve morire. E voglio quel trofeo che ha in mano. Un lavoro molto semplice. Me lo auguro. Ma Luther, non devi lasciare tracce che portino a noi. Non sono un dilettante. Può fidarsi di me. Basta con questa idiozia di battere i tacchi. Voglio risultati, Luther. È per battere i tacchi che abbiamo perduto la guerra. Werner! Mi sembri troppo sicuro, Luther. Forse perché quando mi guardi vedi davanti a te un vecchio. Perché Werner non è più giovane come un tempo. Fagli vedere che siamo ancora pericolosi, Werner. Auguri, Luther. Uno sciocco, Werner.
Sì, signore. Pedinalo. Aspetta che esegua il colpo, poi chiudi il conto. Molto bene, signore. Lo so, hanno riagganciato non appena ho risposto. Di, non mi starei già ingannando, vero? Quando rispondo io, agganciano. Frank, sei l'uomo più geloso che io conosca. E non dimenticarlo mai. Va bene. Cinese, è il diminutivo di Sinclair. Oh, Sin, che sorpresa trovarti a Parigi, non lo sapevo. Mi annoiavo, è una sorpresa stupenda, credimi, è fantastica. Visitare i musei e una barba, mi hai salvato. Hai un cappellino delizioso. Oh, sì. Signore? Niente per ora, sto aspettando un amico. Bene. Vedo che avete avuto un po' di confusione qui in albergo. Lo capisco dalla foto. Ah, sì, si trattava dei signori Wedger. E c'era anche Danny, no? Prego. Non mi starò sbagliando, vero? Questo qui non è Danny Wilde? Ah, sì, quello è il signor Wilde. Non mi sbagliavo. Vuoi portarmi un telefono, per favore? Sì, signore. Come dicevi? Te l'assicuro, dal mio appartamento c'è una vista meravigliosa di tutta Parigi. Ora beviamo qualcosa, poi andiamo su e potrai vedere. Il panorama non è una scusa per portarmi in camera tua, vero, Sin? Pro, ma come fai a pensare che io... Ti assicuro che ti sbagli sul mio conto. Ah, no? 405? Chissà come ho potuto fare questo errore. No, non si preoccupi, non importa. Il signor Wilde sta entrando ora in albergo. Ma si è bene inteso che vengo in camera tua solo per il panorama, vero? Scusami, che stavi dicendo? Allora il panorama è una scusa. Sì. Oh, sì, lo sai che non sono quel tipo di ragazza. Bene, allora scatto una foto del panorama e te la manderò. D'accordo che non sono quel tipo di ragazza, ma almeno potevi cercare di convincermi. Un momento. Pronto? Ah sì, interurbano. No, non sono il signor Schwarz, avete sbagliato stanza. Vengo, un secondo. Sì? Il signor Wilde? Sì, sono io. Ah. Oh, mi scusi. Molto lieto. Piacere. Tarzan! Oh!
Avanti, coraggio, dimmi che è successo. Ben poco, ho solo spiegato alla polizia come mai ballavo per la strada con un cadavere. Capisco, e ora vuoi spiegarmi chi era quel tizio? Si chiamava Siegfried Luther e a quanto credo non era, per fatti personali, che volesse ucciderti. Stammi a sentire, mio bel flemmatico, che c'è di più personale di una pallottola fra gli occhi, eh? I miei occhi. Vuoi ascoltarmi? Parla. La polizia ritiene che si trattasse di un sicario. Oh, e tu che cosa pensi? Per me, avendo tentato una volta e sbagliato, potrebbero benissimo riprovarci con qualcun altro. Raddoppierò la mia assicurazione. Pronto? Sì, sono io. Come? Più forte, per favore. Cosa? Ma no, ora non posso. Ma chi è? Pronto? Chi era? Hanno sbagliato. Niente. Ah, ho capito. Senti, non ho più cartoline, vorrei andare a prendere qualcuno. Chiama la cameriera, te le porterà. Ma non importa, caro, scendo giù nell'atrio, ci metto un minuto, credi. Susie. Sì? Va tutto bene? Sì, mai stata così felice. Trovarmi nell'atrio. Nella mia professione è più sicuro giungere inaspettati. Chi è lei? Quello che ha importanza è chi è lei. La figlia del famigerato marchese di Villegne. Il grande traditore, non è così che lo chiamano? L'uomo che ha venduto la Francia ai nazisti. Non è affatto vero. Ma tutti lo pensano. Non mi interessa. Non le interessa la prova che non era un traditore? Certo, le costerebbe molti quattrini, ma lei ha sposato un uomo molto ricco. Non voglio chiedere denaro a mio marito. Non potrei. Ci rifletta. Mi farò vivo ancora. È inutile seguirmi. Sono una vecchia volpe. Grazie. Prego. Non sono mai stata prima d'ora nell'appartamento di un uomo. Tu mi credi, vero? Sì, se tu credi che io non ho mai invitato una donna a casa mia prima d'ora. Tusce. Oh, ok. 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 Ok che? Spero che sia ghiacciato, Sim, perché sento caldo veramente.
Mi ringrazio così per averti salvato la vita. Grazie, grazie infinite. Sai, Danny, sembrano estremamente decisi. Due volte in un solo giorno. Già, due volte. Perché? Chi? Perché cercano di uccidermi? Hai fatto qualcosa senza di me, per caso? Ma niente affatto. Chi può avercela con me? Ma ti dico una cosa. Non me ne vado, e neppure tu, finché non sapremo chi c'è dietro questa storia. A costo di crepare. Danny. Mi scusi se la sveglio, signora Wager, ma spero avrà avuto il tempo di rifletterci. Le interessa? Bene, me l'ero immaginato. Allora riceverà delle istruzioni. Ma non può dirmi qualcosa di più ora? Pronto? Pronto? Bene, non credo che ci proveranno ancora stasera. Vabbè, non lo so. Vorrei consigliarti di coricarti con un buon libro. Oh, sì, sì, certo. Quanto a me, avrei qualcos'altro al posto del libro. A proposito, se cercassero di ucciderti, ti prego di non fare troppo rumore. Stai sabotando la mia vita sentimentale. Non avevo nessuna intenzione. Buonanotte, caro, grazie. Danny, devi aiutarmi. Sì. Quell'uomo strano continua a chiamarmi al telefono e... Calmati, cara. Vuole un mucchio di soldi. Calma, non posso dirlo a Frank. Adesso sta calma, capirebbe. Calma, calma, Cicina, calma. Senta... Ho sentito parlare della sua reputazione, Wilde. Fino ad ora pensavo che fossero pettegolezzi. Ma ora stia lontano da mia moglie. Frank, tu non hai... Ah, un'altra volta. Ma che sta succedendo? Sei forse in preda a qualche sogno erotico? Ah, no, niente, è stato un incontro più cordiale dell'altro, sai, sono buoni amici. Dovresti non immischiarti nelle lune di miele altrui. No, non è questo, vedi, noi avevamo... Ti detesto! Bru! Bru! Non mi muovo. Questa non è una delle nostre migliori giornate, vero Danny? No. È stata una mossa estremamente stupida. Per fortuna, la situazione si può ancora rimediare. Ho trovato l'aiuto che ci serve. Posso chiedere chi è? Groski. Quel rettile. È abile, molto abile. È un selvaggio. Ma capace. Si appassiona al lavoro. E quando arriverà? È già qui. Mi chiami un rettile. Dici che sono un selvaggio, però tu, tutti e due, belate come un paio di pecore sperdute nei campi. Sì, 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 so il tuo punto di vista, Groski. Ma come intendi affrontare questo Danny Wilde? Bene, vediamo ora se ho la situazione chiara nella mia mente, innanzitutto. Dunque, questo Danny Wilde ha un oggetto che voi volete ad ogni costo, giusto? Sì, hai visto la foto sul giornale. E il semplice possesso di quell'oggetto può fargli sapere qualcosa di pericoloso per lei. Perciò bisogna ridurlo al silenzio, esatto? Perfetto. Beh, non vedo proprio dove possa esistere il problema. È molto semplice per me. Chiamarlo al telefono.
Ho intenzione di rivolgergli un invito che non potrà rifiutare. Ora, nel frattempo, uno dei miei uomini gli offrirà un'ingentissima somma di denaro. E poi, quando avrò il trofeo, allora... Il signor Danny Wilde. Allora? Grazie. Stanno chiamando alla sua stanza. Signor Wilde, la prego, ascolti con molta attenzione quello che devo dirle. Ok. Dunque, gli attentati alla sua vita non sono finiti. Ci proveranno ancora. Mm-hmm. Se si metterà d'accordo con me, gli attentati alla sua vita termineranno. Troverà le mie proposte, molto generose. Accetta di discutere con me? Vorrei dire che 100.000 franchi mi sembrano in fondo una cifra accettabile. Ah, sono un argomento persuasivo, d'accordo, accetto. Ah, e mi dica solo dove e quando e io ci sarò. Bene, d'accordo, e fra quanto? Fra un'ora? Ok, la troverò. Arrivederci. Ora, voglio che... È d'accordo? Ma certo che è d'accordo. Voglio che questo affare sembri genuino il più possibile, quindi mi servi il denaro. No, 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 non si preoccupi del denaro. Lo riavrà affare fatto, certo. Su, prendilo, Werner. Ora devo avvertire i miei uomini. È qui. Entro io per primo. Dammi un paio di minuti e quando entri fingi di non conoscere. D'accordo. Buonasera, monsieur. Due franchi. Non porti armi. Come hai indovinato? Vogliamo sederci? Vuoi perquisirmi ancora? E se io perquisissi te? Abbiamo pensato che preferissi trattare la cosa in mezzo a molta gente. Credi, no, veramente. Ma se insisti. Pardon. Se avessi scelto un posto isolato ti saresti insospettito. Già, forse mi sarei insospettito. E adesso che cosa... Lo hai portato? Certo, ce l'ho proprio qui. Lo credevo un po' voluminoso. Come? Può essere anche ingombrante. Non lo so, non l'ho mai visto. Credi, non occupa molto spazio. Ecco quanto ci compete. Sì. È tutto qui. Grazie, grazie. Ah, ma tu cosa mi dai in cambio? Oh, scaltra creatura, ce l'ho qui in tasca. Scusa, ma questi sono soldi? Anche questi. Ma io non sono venuto mica per comprare dei soldi, insomma, ne ho dei miei. Allora c'è stato un equivoco. Direi di sì, perché poi dovrei comprare dei soldi. Che cos'hai da vendere? Ma io non vendo niente, io compro, per questo ho portato ma i soldi. Ma sono io a comprare. Quindi chi doveva vendere non vende, vero? O sbaglio? Ho un'idea, sai cosa facciamo? Andiamo alla porta e ricominciamo da quando mi perquisivi. Dove vai adesso? Aspetta un momento. Questo per essere sicuro che tutto ordini e non farti cogliere a perquisire qualche altro, eh?
Che diamine succede? Ho avuto una deliziosa perquisizione. Oh, meglio per te. Scusi un momento, prego. Sì. Vuoi andare via, per favore? Mi scusi, ho un impegno. Bene, io penso... mi scusi, penso che ci sia stata una specie di malinteso. Beh, io cercavo il tale che ha cercato di uccidermi e pagherei per questa informazione. Ecco tutto. Mi scusi, Sì? Io avrei intenzione di comprare il trofeo. Quale trofeo? Questo qui che lei tiene in mano, ecco qui. Ah, non è mio, il padrone stava dietro al fotografo, appartiene a lui. Gli è caduto, io l'ho raccolto e hanno scattato la foto. Ecco i fatti. Quindi c'è un errore. Ah sì, direi. Siete stupidi. Oh, sono davvero stupidi, ma di chi parla? Ma temo, signor Wilde, che questo errore dovrà essere corretto. Ah, perfetto, amico. Ecco il suo denaro. Lo corregga. No, non qui. Ti ha dato di volta il cervello. Va bene qualcosa. C'è un inconveniente, signor Wilde. Sono veramente desolato, ma a mio parere lei sa troppo di questa faccenda. Beh, veramente non credo, ma non fa niente. Come vuole lei. Non l'uccido con piacere. Lei comprende? Ah, sì, sì, capisco. Ora le dico che cosa dovrebbe fare. Vorrei che lei andasse verso le scale. Sì. Intesi? E rammenti che ho una pistola puntata. Molto bene. Niente scherzi. Questa è sua. Grazie, Felipe. Andate pure. Sì. Aspetta. Cosa? I quattrini. Grazie. Ah, è stato un vero capolavoro. Filiamo altezza. Un colpo perfetto. Una farsa. Per colpa sua mi hanno preso per un idiota. Osservando la fotografia era logico e verosimile presumere che Wilde avesse quel trofeo. Nel mio lavoro c'è bisogno di certezza, non di supposizioni. E a me serve collaborazione, non polemiche. Si è perso tempo. Dobbiamo muoverci in fretta. Muoverci? Ma come? Non abbiamo idea dell'identità dell'uomo che ha il trofeo. Può darsi, ma sappiamo che ci sono solo due persone al mondo che hanno interesse ad impadronirsene. Per primo io. E la figlia del marchese di Villegne. Esatto. E se l'uomo si metterà in contatto con lei, noi ne saremo informati. Una statuetta. Tutto questo è successo per una statuetta. È la settima volta che me lo dici. Un trofeo. Hanno tentato di uccidermi per un oggetto di bronzo. Il che dimostra quanto sia pericoloso mettersi a raccogliere la roba caduta. È un caso di scambio di uccelli. Insomma, di un scambio di identità. Uno dei miei antenati una volta fu scambiato per un altro. Te lo dico in confidenza, non mi interessano i tuoi atti. Il marchese di Castley. Davvero? Non finisci le uova? No, mangiale, terrai la bocca chiusa così. Fu due secoli fa, durante la rivoluzione francese. Non voglio sapere niente. Lui e sua moglie erano turisti in Europa e quando furono vicino a Parigi, la loro carrozza fu circondata da una folla furiosa di rivoltosi. Sai, il mio antenato rassomigliava molto a Luigi XIV. Così, prima che potesse parlare, la folla lo trascinò alla ghigliottina. Ma è davvero accaduto? Ecco. Era là, con la testa posata sul ceppo, la lama pronta a cadere. Alzati. Bene. Quando sua moglie corse tra la folla e spiegò tutta la situazione. Gli salvò la vita, Non parlava francese, ma si risposò quasi subito. Tu mi prendi sempre in giro. E io ogni volta ci ricasco. E adesso cerchiamo di risolvere il tuo caso. I fatti come li ricordo. Hai sbattuto contro un uomo. No, un momento, è tutto il contrario. Quell'uomo ha urtato me. La valigetta si è aperta. Io mi sono chinato per prendere la sua roba e... E ti hanno fotografato in quell'istante. Appunto, mentre tenevo l'oggetto di bronzo. È evidente per me che l'uomo che cercano è quello contro il quale tu hai sbattuto. Oh, esatto. Non è nella fotografia? No, non è inquadrato dal fotografo. Non si vede.
Una vera disdetta. Eh già. Perché lui è la chiave del mistero. Devi ritrovarlo. Ma dove vado a cercare un uomo che ho visto per un paio di secondi a Parigi? Ti va di prendermi in giro? Ho visto un film. Aspetta. Qui non c'è la fotografia. Credo di aver trovato. Va bene, hai trovato, ma cosa? Vieni, vieni. Non conosceva il francese. Avanti, muoviti, non perdere tempo. Sei sicuro che questo congegno funzionerà? Certo che funzionerà. Adopero soltanto i più perfezionati apparati elettronici. Hai perquisito il posto a fondo? Sì. Stamattina, mentre erano a colazione, la ragazza non ha il trofeo. Ascolti. Ascolti. Pronto? Sono pronto per parlare d'affari, signora Wedger. Perché non ci vediamo? Dove e quando? Mi dica solo questo. Fra un'ora precisa. Al numero 9, Bois de Seine. D'accordo? Quando la borsa è caduta a terra, ne sono uscite alcune lettere. Questo è l'ingrandimento dell'indirizzo che era sopra una delle lettere. Meraviglioso. Eccellente. Questo è l'ingrandimento massimo che posso tenere. Meraviglioso. Vi basta? Oh, eccellente. 9, Bois de Seine. Questo è il numero 9. Cadente e un po' sinistro. Ripiega le tue carte, mia guida. Il fetore è tremendo. Oh, stai scherzando? Annusa è ambrosia. Sei certo che tua zia non prepari qui i pacchi per te? Spiritoso, davvero spiritoso. Ah, perché mai pensi che sia là? Beh, perché là c'è una porta. Io vorrei cominciare da lassù. Danny, non voglio rientrarci. Danny, è terribile. Danny, se vuoi la mia modesta opinione, questo è un cadavere senza alcun dubbio. È l'uomo del trofeo. O meglio, era l'uomo del trofeo? Sì, è proprio lui. Oh, l'uccello di bronzo è volato via. Ti dispiace se faccio qualche domanda alla tua amica? Oh, chiedile quello che vuoi. Le mie amiche sono le tue. Interrogala pure. Signora Wedge... Chi era? Non sapevo il suo nome, ma mi telefonava sempre. Ho accettato di vederlo. Quando sono arrivata era... si trovava là. Senta, perdoni la mia curiosità. Perché doveva vederlo? Diceva di poter provare l'innocenza di mio padre. Innocenza? Di che era accusato? Lei non sa cosa si diceva. No, non ne sa niente. Parligliene. Mi sono imposto per principio di non ascoltare mai le dicerie e allora mi dica i fatti. Non c'è molto da dire. Dopo la caduta di Berlino furono ritrovati dei documenti segreti. Provavano che un nobile del governo francese era un traditore, colui che aveva favorito la resa della Francia. Quindi hanno dato la colpa a suo padre? Doveva esserci un'inchiesta, ma mio padre si uccise poco prima e tutti la considerarono un'ammissione di colpa. E tu lo sapevi? Io so sempre tutto. E quali erano le prove che diceva di avere? Non lo so. Ha detto solo che era pronto a vendermela per una somma molto alta. Io sono entrata di qui
Da prima non l'ho notato, poi ho girato intorno al letto e ho visto che era morto. Danny, a meno che tu non abbia fatto un corso accelerato di medicina legale, credo che qui non ci sia altro da fare. Permetti? Beh, adesso che fai? L'ho visto fare in un film per le impronte digitali. Io ho i guanti, lascia fare a me. No, Sinclair. A volte è impossibile. Lui lo ha firmato, Werner. Guarda, lo ha tenuto lui nelle sue stesse mani. Permette. Attenzione, Werner. Le rese un grande onore, signore. Sì, ma l'ha anche messo nei guai, eh? Insomma, se questo fosse caduto in mani sbagliate, l'avrebbero impiccata. Ed è un modo molto volgare di crepare. Tanti anni d'attesa, di ricerche. E adesso è mio. E pensare che lui lo ha firmato. Ma dobbiamo distruggerlo. Distruggerlo? Distruggerlo. Sì, certo. Dovrà essere distrutto. La Rolls Royce. Come? È il fattore comune. C'è sempre un fattore comune. Ma che dici? Ti sembrerà un po' complicato, ma credo di avere un indizio. Senti, dammi un sorso di champagne. Ecco qui. Hai presente l'uomo che ho inseguito e che hanno ucciso? No, non lo dimenticherò mai. Beh, ferma giù in strada c'era una Rolls Royce. Beh, ci sono parecchie Rolls Royce nei paraggi, ma questo non vuol dire che... Ma non come quella. Era una vecchia Sedanca Deville. E credo di averla rivista oggi. Dove? Passava proprio per la strada in cui abbiamo trovato il morto. Beh, forse possiamo rintracciarla, sapere a chi appartiene, non ti pare? Può darsi, ma ce ne deve essere più di una. So chi può aiutarci. Chi? C'è un uomo a Parigi che si occupa delle rosse di mio zio Charles quando lui è in viaggio sul continente. Buon per lui. E anche quando non viaggia. Io invece farò un'altra cosa. Mi informerò su questo marchese de Villegne. Lo pronuncio bene? Sì. Ah, a proposito, Danny. Sì? Ti ho mai parlato di mio zio Charles? Oh, sì, mi hai parlato molto. 14 di lui. Rolls e 14 Royce. Mogli anche, a quanto ho capito. Un tipo impegnato. Se non avete pistole, entrate. Non ho trovato assolutamente niente. Io ho ottenuto una lista. Ma non serve a molto, sembra la corte del Re Sole. Il duca di Valese, la contessa Ferenac, il conte Marceau, il barone Corò, la duchessa Severet, eccetera. Aspetta un po', io ho visto uno di questi nomi pochi istanti fa. E quanto al marchese di Villegne, niente di nuovo? No, niente, scusa un momento. Guarda, il conte Clément Marceau faceva parte del governo al tempo della capitolazione. Vuol dire che era un collega del padre di Susi, allora, non ti pare? È un legame, a quanto pare, per quanto molto tenue. Ma non abbiamo nient'altro. Conosci il suo indirizzo, non ce l'hai? È ora che vada a dormire, signora. Sì. Sì, Werner. Ho freddo, Werner. Ho freddo. Il trofeo, signore? Non esiste più, Werner. La fornace è solo un mucchio di metallo fuso ora. Quindi nessuno può più toccarmi ora. Nessuno. Vedere uno psichiatra a girarmi di notte nella giungla francese. Ehi, da questa parte. No, da questa. Ma che stai dicendo? È da questa parte la più breve. È da questa parte. Danny, perché non ti inchini alla mia evidente superiorità mentale? Ascoltami, tu stai a sputare sentenze, io sono già dentro. È da questa parte, vuoi scommettere? Sono proprio stufo di spillarti. Insomma, vuoi scommettere? Condizioni? Sono le stesse di sempre. Pronti? Via.
Credevo che non arrivassi, ho vinto. Come mai ci hai messo così poco? Ho semplicemente suonato il campanello. Ma questo è barare. Niente affatto. Sì, invece. Tuttavia ti farà piacere sapere, Danny, che il mio piano ha un piccolo difetto. Ah sì, e qual è? Lui. Buonasera. Buonasera, piacere di rivederla. Penso che ti chiederai perché non ti ho avvertito. Infatti. Hai espresso chiaramente il proposito di uccidermi. E sai quanto le minacce mi impressionano. Sì, è logico. Beh, che cosa facciamo adesso? Chiedila a lui. Ve lo dirò io. Vi scorterò entrambi sino alle porte dell'eternità, dove vi aiuterò a liberarvi di queste spoglie mortali. Credo voglia ucciderci. Già, lo credo anch'io. Oh, senza dubbio, ma con grande bellezza e dignità. Ah, mi scusi, ma se per lei fa lo stesso, preferiremmo di no. Sì, certo, potrei avere l'ultimo bicchiere. Si accomodi pure, prego. Buona idea. Mi scusi, posso farle una domanda? Perché quel trofeo era così importante? Silenzio! Ai! Fai domande stupide, Danny. Li hai presi entrambi? Sì. C'è un vecchio pozzo abbandonato in giardino. Molto adatto. Ottima idea. Ed ora, signori, vogliate scusarmi? Volete venire con noi, per favore? Salute, signori. Salute. Questo è il modo di andarsene. Non è bello, non è giusto. Werner! Monsieur Lecomte, vada via. Non è niente, non ci sono prove. Idiota. Vecchio pazzo idiota. Non potevo distruggerlo. È firmato da lui. Scusi. E tu leggi il tedesco, no? Che c'è scritto? Tradotto a senso significa al conte Marceau per la sua opera che ha reso la Francia parte del grande Reich. La firma la conosci? Oh, Danny, io non so come ringraziarti. È meraviglioso, sei meraviglioso. Ha trovato il modo giusto. Danny, con la fortuna che hai, adesso arriverà suo marito. Oh, Danny, quella non è la mia mano. Frank! Ma vuole smetterla di prendere a pugni? Ma non puoi fare questo. Ma Frank, oh, mi dispiace, per favore, ma siamo buoni amici, mi hanno reso un grande favore. Frank! Me ne vado in monastero. Non contare su di me, là non ci sono ragazze. Dove vado io, sì. Vabbè, in tal caso ti accompagnerei.